E apriamo brevemente la rubrica dedicata alla Fiorentina Women's Football Club. Sigla. Campionato fermo e il nostro Francesco Benvenuti è andato ad intervistare in esclusiva Evelyn Vicchiariello. Ascoltiamo. Ma diciamo che le difficoltà ce le aspettavamo, proprio per la squadra nuova che siamo e proprio per la maglia che indossavamo, che indossiamo. Però di partire così in maniera brutta, no, quello no. Ma di sicuro la partita che abbiamo sbagliato in casa la prima dalla seconda di campionato è stata, secondo me, data da un approccio con poca determinazione. Affrontavo una squadra sì forte, però all'altezza da poterla battere. Siamo entrati in campo, come ho detto prima, con poca determinazione, con poca voglia magari. Ma la Panico sicuramente è ed è stato per noi Fiorentina un arricchimento in squadra. È una giocatrice fondamentale, sarà fondamentale sicuramente nel campionato. È una giocatrice, è una persona che combatte per i diritti nel calcio femminile e lo si vede ogni anno. Quindi sicuramente questa cosa aiuterà nel far crescere il movimento e la Fiorentina. Beh, affrontiamo una squadra, una neopromossa, quindi che conosciamo poco e niente. Sicuramente dobbiamo fare risultato e un appello, vabbè, adesso in queste ultime partite ci hanno seguito abbastanza i tifosi, quindi non credo ci saranno problemi anche per la prossima che avverrà in casa. Roberto Vinciguerra, 30 secondi, anche ti chiedo se hai dei numeri sul campionato femminile della Fiorentina. Allora, mi spoglio dai panni del museo perché ovviamente stiamo parlando di giornalismo sportivo. La squadra di Fattori non è partita bene, viceversa è partita molto bene Verona, Mozzanica, Brescia e Verona tra l'altro fanno la Champions League, perciò possono risentire gli impegni europei. Infatti Brescia forse sta risentendo leggermente di più del Verona, però il Verona praticamente continua a vincere partite 5-0, 6-0, 7-0 ed è la vera avversaria da agguantare. Purtroppo in mezzo si sono infilate anche squadre come Mozzanica, Tavagnacco, San Zaccaria, che rendono la cosa più difficile. I numeri della Fiorentina però sono in crescita. I numeri sono in crescita. L'eliminazione dalla Coppa Italia, lì bisogna vedere la teoria Petri, cioè mollare la Coppa Italia per vincere. Non penso che sia andata così, però. No, tanto non vincerebbero comunque, dai. No, con la Patrizia Panico. ora seriamente. No. Vabbè, allora, chiudiamo. Le potenzialità ce l'hanno invece, solo che il campionato è difficile. E come tale non prende la responsabilità di quello che dici, ovviamente. Petri, questa è stata pesante. Noi chiudiamo la parentesi. Ne ho prese di più importanti. Chiudiamo la parentesi legata alla Fiorentina Women's Football Club, ricordando che da lunedì prossimo torneremo ad ospitare una giocatrice della Fiorentina. Noi invece torniamo a parlare se si parla di donne, ricordiamo che ci sono le ragazze dell'Isolotto Calcio a 5 che sono quarte nel proprio giro di Serie A, reduce da una vittoria. Però si materializza Ligas lì in mezzo. E il buon Petri sa come giocano queste ragazze, perché sono delle... È vero, io ho delle, giocato delle, no, con Roberto. Ha giocato con... Io e Roberto, certo. Ha giocato con le Glorie Viola. Contro queste ragazze ci hanno ovviamente asfaltato. Ma è stato un piacere farsi asfaltare.
Perché tu invece contro le donne non hai mai giocato? Sì, abbiamo giocato contro la nazionale di calcio femminile e vi hanno asfaltato. No, vincemmo 4-3. C'era Carolina Morace ancora che giocava. E fu una partita di una violenza inaudita. Che all'inizio ci fu un attimino di fair play. Già al 12° del primo tempo volavano delle pedate e delle gomitate assurde. Invece Roberto riuscì a fare un fallo di reazione e sulla donna. Ma perché quando si gioca non esiste sesso, esiste il rispetto per la persona. Uomo, che te non avesti fallo di reazione, al terzo fallo subito in 2 secondi, permetti che la somma dopo un po'. Andiamo avanti. La regia ci propone il duello tra Dybala e Kalinic. Vediamo cosa ne pensa Leonardo Petri di questi numeri. Penso che sono due giocatori molto diversi, sono compatibili. Dybala è un fenomeno, però Kalinic è un attaccante eccezionale. I numeri: tiro 8-7, colpo di testa, dribbling 8-6,5, velocità 8-7,5, tecnica 8-7. Vincerebbe Dybala in questo confronto? Chiuto del gol, no, io che vabbè, io di, sono di un punticino, insomma, allora, sono lì. Allora, io sono sostanzialmente d'accordo sul fatto che Dybala sia un giocatore di un talento clamoroso. Per me Dybala diventa un fenomeno, però io mi tengo Kalinic, perché per me Kalinic, quando la palla ce l'ha la squadra avversaria, è il più forte attaccante che io abbia visto da tanti anni a questa parte. Io gli darei 10 al lavoro di squadra. Sì. Non so cosa ne pensi. Esatto, bravo. La pareggiamo lì, ha ragione Roberto. No, la vinciamo. Lavoro di squadra, lui si merita molto di più, è vero. Sono comunque due uomini fondamentali entrambi per le proprie squadre. Allora, Kalinic è un giocatore importante della Juve. Kalinic è un giocatore senza cui la Fiorentina è un'altra squadra. Chi temi oltre a Dybala, Paolo Vallesi? Lo stadio. Così. Lo stadio, abbiamo già detto, giocatori. L'organico, la squadra in genere, gli arbitri. No, ma insomma, non serve dirne uno, insomma, in generale l'organico è pazzesco. Non lo so, facciamo un nome di Marchisio, magari così non gioca, lo so. li temo in ugual misura, purtroppo tutti, è il collettivo che fa un po' paura di questa squadra. Che paradossalmente è quasi più importante per la Juve che per la Fiorentina. Assolutamente, noi ci permettiamo veramente non solo di giocare a considerare la partita dell'anno o meno, ma di poterla giocare con una serenità che non avevamo da tempo, perché veramente, cioè, ogni il risultato positivo sarebbe una meraviglia, ma non sarebbe una disgrazia la sconfitta. Perché no, la serenità nel senso che rimani lì, che perché tassista ce n'è poco, lo vedo. Vabbè, siamo tutti qui con la speranza il risultato sia uno, no? Questo l'abbiamo già ascoltato. Però insomma, grazie per il signore, perché mi sarei offeso dopo il signor Petri. Allora, cercando, no, postate una cosa, sì, perché domenica io sono preoccupato di Quadrado. Il signor Guerrini dovesse giocare Quadrado, perché a sinistra c'è Alonso che ha giocato insomma sufficientemente contro l'Udinese, ma non, mi sembra una fase un po' calante. Quadrado a destra, insomma, se dovesse essere Quadrado che conosciamo noi, potrebbe farci molto male. Se gioca. Parliamo soltanto con il microfono, perché altrimenti passa il microfono pure. Lo dico, non sta giocando in questo momento Quadrado, è un paio di partite e non lo mette nemmeno. Quindi, anche Neto, direi. Vabbè, Neto, vabbè. Sono Quadrado se gioca. Che non... Quadrado rischia. A parte c'ha dei capelli, loro hanno ritrovato lo schiena per quello, perché non deve trovare il taglio giusto. Andiamo per gradi. Abbiamo detto migliore formazione, ovviamente, contro la Juventus. E fin qui siamo tutti d'accordo. Però prima c'è la partita di Europa League contro il Belenenses. Ancora. E allora andiamo alla probabile formazione, vai, in ottica ovviamente poi anche della gara contro la Juventus. Quindi, cosa ne pensa Petri? In difesa purtroppo siamo corti, quindi lì è un problema. Verdù, Suarez. Verdù. Pasquale, Rebic, Rossi. Manca Mati Fernandez. Allora, Rebic, Rossi, Babacar, secondo me. Allora, Rossi Rebic giocherà. Non gioca e gioca Mati Fernandez. Ok. Verdù a centrocampo, abbiamo detto, a centrocampo al posto di Vecino. E io. Lo metterebbe, sì. E troverei il modo di dare un turno di riposo anche a uno dei difensori. Potrebbe giocare Suarez in difesa. Ecco, bravo. Ti piace questo? Mettiamo dentro sia Verdù che Mati Fernandez. A centrocampo. Diacate, altrimenti
Oppure ci sono 10 ragazzi. io la vedo simile, solamente vedo Mati Fernandez al posto di Rebic. Un pochino spostato più quindi avanti. Lasceresti Vecino comunque, insomma, sì, un titolare lo vogliamo lasciare, o Vecino o Badelio, no? Borca, no, giocheranno Vecino assolutamente no. Sì. Badel però, anche Badel comunque l'abbiamo visto particolarmente stanco anche lui, quindi magari Badel divano, Badel è a casa vedere nella teca. Badel nella teca, così come Kalinic, Badel, Borca, X Factor, anche Ilicic. Anche Ilicic è a letto presto, se finisce tardi. Vediamo però Giuseppe Rossi che abbiamo visto riscaldarsi a lungo, direi, nella partita di ieri. Non è entrato e sarà probabilmente, sicuramente, della partita in Europa League. Un flash anche sulla situazione di Giuseppe Rossi? A me dispiace molto, perché dopo Rossi... questo anche via vai della gente a parlare con la società, a me il fatto che molto. Giuseppe Rossi chieda spazio, comunque in un momento anche particolare. È un po' un circolo vizioso, perché Giuseppe Rossi chiede spazio, chiede continuità per poter tornare il Giuseppe Rossi che era. Dall'altra parte c'è comunque Paolo Sosa che dice bisogna aiutarti, ma è più importante la squadra del singolo. Guarda, io sposo al 100% momento. Le parole di Paolo Sosa, che ha inquadrato la situazione. Il lavoro su Rossi è stato fatto, lui sta provando a tornare, avrebbe bisogno di giocare. Nella Fiorentina non può giocare con continuità, perché altri sono migliori di lui in questo momento, sono più utili di lui. E quindi adesso a gennaio, a mio avviso, andrà fatta un'attenta valutazione su quel che è più utile per recuperare Rossi. Ovvero, la Fiorentina crede che questo ragazzo da gennaio a giugno possa essere un fattore, fa bene a tenerlo. La Fiorentina pensa, e Rossi pensano, che lui debba giocare con continuità, fa bene ad andare a giocare con continuità, non so bene in che squadra, una squadra scelta e possa permettere, e che lo voglia soprattutto, perché la Fiorentina in un campionato come questo non può aspettare Rossi e non può garantirgli minutaggio. E quindi io credo anche perché, mi permetto di dire, che finora Rossi si è comportato in maniera impeccabile, però comincio a vedere che un po' lui non riesce a fare quel che voleva e si è intristito. Un po' si scalda e va via. Non vorrei che, se la situazione non si sistemasse, da gennaio gestire Rossi nello spogliatoio possa essere un problema. Questo interpretando il pensiero di Paolo Sosa. Detto nelle tutto varie questo, conferenze la Fiorentina ha giocato ieri, era domenica, la partita prima l'ha giocata di lunedì, e se non sbaglio Rossi è partito titolare. E ha fatto anche un assist per il gol. Cioè, sbagliava un gol e quell'altro ha fatto un assist per il gol. È considerato sì, per i numeri è un assist, goal. Vabbè. Però, sì, anche diciamo... il gol di Badel è considerato gol di Badel. La Lega ha il gol a Badel. Sì, lasciamo perdere queste amenità. Ma di Balotti, dicevo, e Rossi, la Fiorentina nelle ultime tre partite. Perché è roba anacronistica. Il nuovo regolamento. Da non prendere, roba di cui non parlare. Dal 98, dai mondiali di Francia, la FIFA inserì questa regola, perché nei contratti dei giocatori iniziavano a essere inserite delle clausole in base ai gol fatti. Ho capito. Visto che non esisteva una regola precisa fino al 98, tant'è che anche per il campionato italiano non esiste, cioè tutti i gol che noi andiamo a menzionare in realtà sono, diciamo, non sono esatti. Ad esempio Barcellona-Fiorentina 4-2 in Champions League, il gol di Amoroso in realtà è stato dato a Batistuta, nonostante che la palla fosse stata deviata. Gol di Halic, però io andiamo sta, siccome sta venendo in no maledetta. Lo sto dicendo perché anche oggi ne parlavano, dimmi se sbaglio, cioè la regola è che dà il gol al Badel. La regola è: se io tiro nello specchio della porta e la deviazione non è voluta il gol va, e non è voluta, la segnazione va fatta a chi ha tirato, perché il tiro di Badel era orientato volutamente verso la porta, mentre è stato considerato involontario il tocco di Kalinic. Non voluto, dice. Non voluto. Capito. Però io, se mi permettete, vi volevo dire che Rossi ha giocato titolare contro il Sassuolo, non ha giocato contro l'Udinese e probabilmente rigiocherà titolare contro il Belenenses. Non stiamo parlando di un giocatore che sta facendo la tribuna o sta giocando un minuto. Si sta dicendo delle ultime tre partite, due parti titolare. Allora, forse anche qui, secondo me, non è che c'è da montare tanti casi. E quando è entrato in campo ha dimostrato di essere indietro rispetto a altri calciatori. Non credo che Rossi possa pretendere di giocare sempre 90 minuti tutte le partite. Certo, se questa è la sua idea, è bene. Io ti faccio presente che Paolo Sosa velatamente ha
ammesso che ad esempio col Sassuolo forse fosse tornato indietro, Rossi non l'avrebbe fatto. Vabbè. Cioè io non lo so quanto spazio avrà Rossi, un processo all'intenzione. Forse vabbè, ne avrà no, meno di quanto ne ha avuto. Non ha fatto nome e cognome, no, no. Cioè era una formazione comunque magari. Secondo te a chi si riferiva? No, ad altri, secondo me ad altri, sì. Sì. Comunque, ad esempio, a chi? Non dobbiamo fare processo alle intenzioni. Suarez col Sassuolo sì. Non c'era. No, lui quando lui ha detto con l'Empoli lo disse anche era con l'Empoli avrebbe fatto quando... giocare Kalinic e Ilicic, insomma non ha fatto quando... il nome, però non ci scordiamo che il rapporto tra Firenze, la Fiorentina e Rossi è ampiamente in credito per la Fiorentina. Cioè Rossi non deve neanche, non deve permettersi neanche di fare una faccia scontenta in questo momento, perché obiettivamente da Firenze, dai fiorentini ha avuto e ha tuttora un affetto che è esatto, siccome noi a Firenze siamo bravi anche a rovinarci la vita da sole, a montare dei casi dove non ci sono, lui è soddisfatto perché è un calciatore, quando un calciatore che poi dopo della sua età, che quando si scende in campo si rende conto che non riesce più a fare certe cose, è insoddisfatto, ma non è che ce l'ha con Sosa, ce l'ha con l'ambiente, ce l'ha con se stesso, perché non riesce più a giocare in quel modo. Mi sembra il Rossi abbia dato anche dimostrazione. Cioè attaccamento, ha ridiscusso il contratto. Accidenti. Siamo in chiusura, però io vorrei parlare del nuovo singolo di Paolo Vallesi. Tra pochissimo lo ascoltiamo. Noi sappiamo che lo hai registrato praticamente vicino ai nostri studi. Ti correggo per dirti che finalmente non è un singolo, ma un album intero che esce l'11 dicembre, quindi adesso, e che parla molto anche di queste zone toscane, perché è stato registrato a Borgo San Lorenzo dal mitico Pio Stefanini, che colgo l'occasione anche per salutare, che ha prodotto questo disco insieme a me. Sono 7 nuove canzoni, 7 brani inediti. Per me è una cosa un po' strana, perché era 10 anni che non facevo un disco di inedito nuovo, e quindi mi ritrovo un po' come se fossi al primo album. Mi fa quindi piacere parlarne, perché solitamente quando si parla di sport non è giusto interrompere, ma se faccio un disco di 10 anni con la Fiorentina prima questo i corsi ci sono, perché l'ultimo album era l'anno, quello di Trappattoni, così, però no, diciamo una cosa, fa un album all'anno, 97-98 sì, 98-99 però diciamo una cosa, che Sosa ha fatto 32 punti 9 in più, e 10 anni fa Prandelli fece 32 punti, record della Serie A, sì, 20 squadre. Ma loro vorrebbe più di 32 anni. No, però se solo questo è il problema. 30 gol fatti, dicevamo, nel 2005-2006 con Prandelli. Vedi? 30 gol fatti. Facciamo così, che facciamo ogni disco all'anno. Pubblicherò una versione diversa che nel disco. E noi ti chiamiamo sempre. Poi te la trovo io la motivazione. Esatto. Dobbiamo salutare, però vi saluto facendovi ascoltare In questo mondo. Grazie di essere stati con noi anche questa sera, grazie agli ospiti, grazie anche alla Viola Club e grazie a voi. Buonanotte. In quest'aria grigia di mattina, in questa luce che prepara il giorno, tutto si accende e torna come prima, senti si muove tutto quanto intorno. Che se lo ascolti questo scorrere, lo lasci andare a fondo, è un giorno nuovo, buongiorno a te, a questo mondo. E i primi passi chiusi da un vestito, che poco a poco non ti sta più addosso, ti senti forte e grande d'improvviso, ti scopri nudo, stanco e ora non puoi. Perché può capitare a tutti di sentirsi un dado tondo e ritrovarsi ad un tratto soli in questo mondo. È dentro un libro che ho imparato a dire, davanti a un muro che ho imparato a amare.
se star davanti a tutti o sullo sfondo, voglio scoprire che cosa c'è in questo mondo. E molte volte è finita bene, e qualche volta è andato tutto male, ma piantando seme poi le sue radici, mi ha dato sempre cose da mangiare, perché si nasce, si cresce solo.